Ehi, bentornati, sono stata selezionata per un'altra sfida di YesStyle. Stavolta dovrò riprodurre il look di un personaggio anime, videogioco, serie TV. Alvin in realtà mi aveva suggerito, ma perché non fai qualche idol? Tanto alla fine in un certo senso sono personaggi eccetera eccetera. Ma io gli ho detto no, mi sembra un po' barare questa sua scelta. Inizialmente pensavo anche di riprodurre il look delle Super Chicche, essendoci ora la collaborazione con le New Jeans, ma poi ho lasciato che il cuore prendesse il sopravvento. Perciò ho deciso, come potete vedere da Dark Blood e come potete vedere dalla Lightstick degli Enhypen, che io oggi diventerò un personaggio di Dark Moon The Blood Altar with Enhypen, o meglio, tre personaggi diversi. Lo so, potrebbe essere una scelta unpopular, ma come vi dicevo è una scelta dettata dal mio cuore. Amo i vampiri, amo gli Enhypen e mi piace tantissimo la storia di Dark Moon, soprattutto alcuni personaggi. Quindi banda alle ciance che abbiamo un po' di look da fare. Primo personaggio a cui ho pensato, indovina chi è? Esatto, è sua. Sai dire pass them to me? Ottimo! Che ha un look parecchio semplice. Infatti inizialmente ero indecisa tra fare questo scolaro o un altro, di cui però non vi posso parlare perché rischierei di spoilerarvi la storia. Ecco qui la mia rivisitazione del look scolastico di sua, ovviamente con gli abiti di YesStyle. Questa gonna è molto carina, come potete vedere ha inclusi i safety pants, quindi non rischierete mai di avere robe all'aria. E questa camicina, anche se molto semplice, guardate il tocco in più che ha dietro, si può legare in maniera che possa definire sempre un pochino di più le vostre forme, soprattutto se siete dei tronchi come me, queste cose sono... Ho scelto anche una versione grande perché ho le braccia molto lunghe e le spalle larghe. Per fare un look totale aggiungerei questa giacca qui, che è la giacca della divisa di Ayers, per chi è appassionato di K-drama. Mettiamo la camicia dentro la gonna. Purtroppo sembra incredibile, ma non ho fiocchi. Non so, immaginatevi qualcosa qui, tipo così. Ma ecco qui la mia rappresentazione di sua. Passiamo adesso a una controparte che secondo me però è un look che potrebbe essere riutilizzato per diverse dance cover, soprattutto degli Enhypen, e potrebbe essere qualsiasi dei personaggi che rappresentano gli Ena, ma in questo caso direi più forse Hailey. Ho cercato anche di cambiare un pochino il trucco e l'hairstyle. Ecco qui la versione Hailey barra vampira. Quando ho visto questa camicia mi urlava fortissimo Enhypen. Me lo urlava proprio a squarciagola, come mi urlava anche vampiro. Mi piace tantissimo questa parte qui davanti che stringe e rende il tutto più drammatico, più scenico. Come vi avevo detto, questo top lo vedo in realtà straperfetto per un sacco di dance cover, perché ci sono diversi gruppi che hanno un po' questo look un po' antico, un po' particolare. Per dire, mi vengono in mente anche gli One Us, potrebbe andare bene anche per alcune coreografie delle Dreamcatcher. E tra l'altro, volendo, potete mettere questo nel dietro, quindi diciamo che davanti vi verrebbe così. Sui pantaloni non ho molto da dirvi, volevo rientrare nel budget che mi avevano dato e questi venivano $5 circa, erano in promozione, tecnicamente dovevano essere a vita alta, ma come potete vedere non lo sono, sono a vita normale, ma ricordiamo $5, 5 euro, venivano meno sicuramente di $6, ecco. Sono super elastici, hanno però all'interno un qualcosa che li rende caldi, quindi credo che siano anche termici e io mi sto sciogliendo. Volendo potete tirare un pochino più sullo scollo, le maniche diventano a tre quarti, quindi va bene uguale. E tra l'altro questo c'è in diverse colorazioni, c'è bianco, c'è color carne, c'è mi sembra sul rosa, questo colore nero, e come vedete nemmeno a farla apposta siamo molto simili di colori. Quindi questa è la mia reinterpretazione di Hailey, che in realtà potrebbe anche essere vista come un'interpretazione di Dardan, dipende, perché hanno tutti un look molto... Se questa fosse stata bianca e avessi chiuso questo qua dietro, l'accettina al collo, era una Dardan perfetta. Chiuderei adesso col mio pezzo preferito e secondo me un po' inaspettato da molti di voi. In Dark Moon The Blood Altar li vediamo un po' come personaggi secondari, che però hanno un sacco di fascino su di me. E sto parlando dei lupetti Mannaretti, in particolare di Khan. Mm.
E ecco qui il mio look preferito tra tutti, ma quanto è figo, quanto è figo. Cioè questa gonna, quanto è bella, questa camicia così corta, tagliata, quanto è bella. Con tutte queste cose un pochino qua sfilacciate, strappate, col fatto che qui non sia nemmeno allineato, questa precisione. Allo stesso tempo, tra l'altro, questo look mi ricorda anche molto i look che avevano gli Enhypen durante le promozioni di Paradox Invasion. C'erano dei look che erano delle rivisitazioni di divise scolastiche giapponesi e questo mi dà quella vibe lì. Ho cercato di fare il capello un po' wild, ma non è una cosa che mi sia mai venuta bene nella vita in generale. Comunque sto cercando il pretesto per avere questo look in una qualche occasione, perché a me piace davvero tantissimo. Tra i tre è sicuramente il mio preferito, ma anche quello che si allontana un po' di più dal concept originale del personaggio. Fatemi sapere qual è il vostro look preferito, io intanto continuo a flexare questo perché mi piace veramente un sacco. Spero anche che sia piaciuta l'idea coraggiosa di reinterpretare dei personaggi di Dark Moon e Blood Altar. Non vedo tra l'altro l'ora di vedere gli Enhypen di nuovo dal vivo. Sì ragazzi, li rivedrò dal vivo. Arriveranno nuove fancam dal K-pop looks e chissà, forse anche altro. Fatemi sapere quale look avete preferito, o comunque fatemi sapere come avreste voi reinterpretato i personaggi di Dark Moon, o avendo la stessa sfida, che personaggio avreste scelto di reinterpretare. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!